In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, rappresenta un'opportunità unica per il territorio. Tantissimi eventi hanno già colorato e coloreranno quest'anno da capitale, così come tante sono le realtà al fianco del comune per sostenere al meglio questo riconoscimento. Tra queste c'è anche Lindbergh Hotels. Abbiamo deciso di sostenere l'iniziativa di Pesaro Capitale della Cultura 2024 perché siamo ovviamente pesaresi ed è un orgoglio anche per noi aver avuto questo riconoscimento e crediamo che sia un'iniziativa molto importante per la città, per il suo futuro. Pesaro 2024 è un'opportunità soprattutto per Pesaro, ma anche per tutti noi cittadini. Abbiamo sempre ribadito il fatto che comunque è un punto di partenza e non un punto di arrivo, ma perché l'opportunità appunto di Pesaro è farsi conoscere, ma per farsi conoscere dobbiamo per forza di cose mettere insieme delle azioni di marketing e commercializzazione importanti per cercare di sviluppare sempre più quello che è l'interesse poi dei turisti e di chi ci viene a visitare, perché abbiamo constatato appunto che in questi anni chi viene poi a soggiornare a Pesaro rimane estasiato della qualità della vita e della bellezza di questa città. Effetti, quelli di una Pesaro da capitale, che si avvertono già nel mondo del turismo, con un interesse sempre più crescente nei confronti della città. Qualche effetto lo stiamo notando, paragonato all'anno scorso, ma ricordiamoci che comunque i dati dell'anno scorso sono un po' fuorvianti perché erano appunto sporcati dal discorso alluvione che ha un po' penalizzato tutte le coste della riviera adriatica. Siamo in una situazione in cui comunque un po' di interesse lo notiamo da parte delle richieste che ci arrivano e dobbiamo assolutamente cercare di comunicare meglio quelli che sono i nostri eventi e quello che succederà poi su Pesaro Capitale della Cultura. Dobbiamo sempre più lavorare con eventi di respiro nazionale e internazionale perché poi l'equazione è anche abbastanza semplice in fondo, cioè che tipo di evento hai, cosa comunichi, che interesse scaturisci per Pesaro, tanti più turisti sono interessati poi a venire a visitare la città. Un'opportunità per il futuro dove Pesaro si fa trovare pronta con le sue strutture. Importante sarà il ruolo dell'Auditorium Scavolini, secondo Filippetti, che potrà destagionalizzare la stagione incrementando il turismo in autunno e inverno. Lascerà assolutamente qualcosa di molto positivo soprattutto sul territorio pesarese e anche marchigiano poi alla fine, perché si parla anche di turismo delle Marche. Gli imprenditori poi fondamentalmente investono dove c'è domanda,
Quindi se noi riusciamo bene a lavorare questo anno cercando di sviluppare sempre più una domanda turistica, siamo sicuri che altri imprenditori a livello nazionale e internazionale potranno poi cercare di investire a Pesaro e cercare di alzare poi sempre più la qualità del turista e del settore turistico appunto della nostra città. Non da ultimo, appunto molto importante, l'inaugurazione dell'Auditorium Scavolini che soprattutto per un fatto di destagionalizzazione della destinazione permette a Pesaro di avere un ventaglio generale su quello che sono la richiesta appunto da parte dei turisti, ma soprattutto anche delle richieste per un turismo congressuale, un turismo che può appunto anche destagionalizzare la destinazione, perché qui è la possibilità appunto di lavorare coprendo appunto un ventaglio completo di quelli che sono le richieste in questo momento che ci sono, ovvero con la vitrifrigarina, lavorare con eventi grandi, l'Auditorium Scavolini, che è questo piccolo gioiello all'interno della nostra città che permette la possibilità di catturare eventi medi e medio-piccoli, anche molto di qualità, e appunto questo ventaglio di opportunità che abbiamo, soprattutto per allungare e per anticipare la stagione estiva, è molto importante. Abbiamo scelto è Il gusto della cultura, la cultura del gusto. Questo titolo richiama in sé tutto quello che siamo pronti a mostrarvi a San Costanzo: colori, odori, sapori, ricette, folklore, per una settimana che vede oltre 30 iniziative organizzate in 7 giorni. Abbiamo 7 rappresentazioni teatrali, tra cui concerti nella nostra bomboniera, al Teatro della Concordia di San Costanzo, 6 menù di all'Italia appositamente creati dai nostri ristoratori, presentazioni di libri, escursioni, la poesia diffusa, le mostre d'arte, la gara di lancio del formaggio a squadre. Questa è una peculiarità tutta nostra, veramente tantissime iniziative per tutti i gusti, anche per i bambini, torna a andare per fiabe, ma sicuramente l'evento più importante di tutti, che è quello che racchiude quello che siamo, è ritrovarsi sabato 23 marzo in piazza Perticari con la Sagra delle Sagre. San Costanzo infatti è uno dei pochi comuni che riesce ad avere un'organizzazione di feste, sagre, folcloristiche all'interno dell'anno con una concentrazione molto importante, ben 4 feste. Quindi in piazza Perticari avremo la polenta di San Costanzo, la crescia di Stacciola, la trippa di Cerasa, lo stufato di cinghiale e i dolci dei nostri pensionati. Il tutto accompagnato dal gruppo caratteristico musicale La Matta di San Costanzo e dai canti propiziatori dei pasquellanti. In questa settimana non abbiamo cercato i fuochi d'artificio, ma abbiamo cercato di farvi vedere quello che di meglio sappiamo già fare durante tutto l'anno, e abbiamo l'ambizione di dire e di affermare, come scrisse Cesare Pavese, che un paese ci vuole. Un programma veramente impressionante, non solo per il numero degli appuntamenti e per la qualità, ma per il trasporto, il senso di comunità che si avverte nella costruzione del programma, e anche per aver saputo toccare i tasti classici, diciamo, della programmazione culturale, quindi dal libro al teatro, alla conferenza, alla mostra, ma anche tanti elementi di aggregazione fino alla Sagra delle Sagre. San Costanzo è una delle realtà dal punto di vista agroalimentare e non gastronomico più interessante d'Italia, sicuramente della nostra regione, che l'ha saputo rendere al meglio con appuntamenti canonici, diciamo, ma neanche tanto, sono anche qui originali all'interno dei ristoranti, ma anche tanti altri momenti originali, fino anche alla tradizione della gara del lancio del formaggio. Artisti, musicisti, come sentiamo in questo momento, sarà non solo una grande festa, ma anche delle grandi basi messe per il futuro, perché tutte le iniziative che sono pensate per questa settimana, come in realtà
il focus delle iniziative anche del dossier della Capitale della Cultura non vogliono essere di fuochi d'artificio, per quanto spettacolari, ma vogliono costituire un grande fuoco olimpico replicabile che potrà continuare a ardere nei mesi e negli anni prossimi nei vari comuni tutti assieme e dove verranno proposti. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la Capitale Italiana della Cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.